Allora, devo raccontarvi la mia esperienza con il libro di Max Pezzali Per prendersi una vita. E devo dire che sono stato molto contento di averlo letto perché mi ha riportato indietro nel tempo, negli anni 80, 1988, insomma un'annata che mi ricordo bene per quelle che erano le uscite discografiche dell'epoca, per il fatto che comunque andavo a scuola con determinati compagni, insomma anche io una serie di ricordi interessanti. Mi sono preparato tantissimo, mi sono letto tutto il libro, ho fatto le mie sottolineature, mi sono preparato tutte le mie domandine che farò dopo a Max Pezzali. Un libro che consiglio a tutti, uomini e donne, appassionati di musica e non, perché se siete appassionati di musica, dei cultori, troverete sicuramente delle chicche che vi porteranno indietro nel tempo. Se non conoscete gli episodi, o comunque i protagonisti degli episodi raccontati da Max, avete modo di andare a ricercare adesso su internet con la comodità che abbiamo, insomma, di questa tecnologia, quindi riscoprirli nuovamente. E poi racconta di un viaggio che bene o male tutti abbiamo fatto, cioè un viaggio iniziatico, dopo la maturità, la voglia di sentirsi liberi e quindi staccare e tagliare il cordone ombelicale che ci lega alla famiglia e quindi andare all'estero, all'avventura, senza cellulari, senza la tecnologia che c'è adesso. Qui credo di aver detto più o meno tutto, in realtà c'è un sacco di altre cose da dire, finale a sorpresa, ma non ve lo dirò.